Benvenuti ragazzi a un nuovo episodio di Mini 4WD Hyper Dash Grand Prix. Stavolta l'ho detto. E abbiamo farmato un pochino nell'ultimo episodio. E indovinate un po', dovremmo avere 3 stelle sul motore. Yeah! Oltretutto dobbiamo fare anche la gara delle 4 di pomeriggio. E boom, eccoci qua. In teoria domani scade la gara questa qui, ma I guess che quando vedo tutto il video sarà già scaduto da un poco. Yeah, sono tutte frecce oggi. Ah, mi diminuiscono. Oh, aiuta, quarti, sta bene, bene, bene. Scaliamo le posizioni. Allora, lo shop si è aggiornato, quindi possiamo andare a rubarci e a comprare i tocchi. Abbiamo 89 energia. Oh, madonna, quanta roba. E andiamo subito a vedere sullo shoot. Dopo prenderemo gli oggetti, non è che mi... non è che ho fretta. Abbiamo un telaio da velocità, bella, compriamolo subito. Un telaio 3. Magari compriamo anche altri telai, ma sinceramente non ne vedo nessuna necessità. Abbiamo motori, cose inutili. Vediamo se abbiamo dei perks. Non si chiamano perks, ma va bene. E non abbiamo una tega di utile. Perfetto, allora si va a comprare lo scatolame. Compreremo tutto come al solito, per poi modificare la nostra mini e renderla un caccia bombardiere, non lo so, quelli della NASA che hanno veloci, non lo so, uno pterodattilo. Sto mettendo in dubbio la mia sanità mentale ultimamente, ragazzi. Pa-pa-pa-wa. 40.000 botta, madonna. Costano più di più della prima ragazza. O meglio della terza, diciamo, più della terza ragazza. Quelle blu ce le stiamo mangiando come se non ci fosse un domani. Anche quelli arancioni di gialli di, ce li stiamo mangiando piuttosto velocemente. Bene, andiamo a vedere un attimino che cosa c'è da modificare, o meglio da gareggiare per modificare. Tu mancherebbero gli ingranaggi e mancherebbero i telai. Queste sono le priorità. E direi direttamente andare a farmare. Direi quasi farmare anche ingranaggi. Allora prendiamoci 2000 per aver visto lo shop. Andiamo a prenderci anche i regalini di Babbo Natale. Abbiamo 10 ticket skip, buono. E andiamo a vedere degli ingranaggi a sto punto. Gli ingranaggi, se non sbaglio, sono qua. No, ok, sbagliamo. Sono nella gara 1 allora. Però già che ci siamo, farmiamo un po' di questi. Facciamo un pezzettino di campagna, perché non penso che durerà ancora molto. Non dovremmo essere decisamente della sua distanza. Oh yeah.
33 gli anni di Cristo. E in più ci daranno ogni volta 50 di energia. That ain't bad. Più monete varie qua, no. Ah, e qua ci dovrebbero dare anche il carrello d'assalto, credo. Esatto. Lo stay posteriore da jump. Parapam. Questa è una gara jump. Ma non penso ci servirà il carrello. Otto? Somebody è uscito. Doppiato, ragazzi, ho doppiato. Uno invece ha proprio tirato dritto. Gomme da pill. Ce n'è fatto un paio anche grossa a quanto pare. Interessante. Questa è una gara da dritto. Tanti rettilini. Infatti io volo. Punto di un secondo. Questa è stata close call. Skippa. Paraurti anteriore abbastanza utile. Frank in energia scappa. Corri, scappa, c'è un'auto straniera. Yoink. Oops. Bruttissima partenza. Oh, è uscito di vista. Ed è una gara da velocità e jump, ma no problema, non abbiamo la macchina veloce. E ha quel giusto di coppie per fare i ponti, di solito. 30 banconate. Monete, non banconate. Ok, sfida 2 è fatta. Grazie per il drop. Abbiamo proprio il drop. Andiamo a prenderci anche il denaro qua alla fine della gara. Allora, gara. Ancora. 30.000 monetine. Money! Andiamo a prenderci anche qua i cosi vari. In teoria non ho finito di darci roba gratis, se non mi ricordo male. Ci danno i libricini. Straight jump, questa qua è una pillola più complessa come gara. Però non abbiamo più da vincerla perché appunto abbiamo un mostriciattolo di macchina adesso. Manca il telaio e come si chiamano le gears. Andiamo a prenderci le reward che ne abbiamo fatto un sacco. Prima prendiamo questi soldi qua. Non dovrebbe darci niente.
Sulla libricini si è un po' sulla. Però solamente i libricini che sono utili per. In un futuro vi spiegherò cosa serve. Devo prima capirlo io. Siamo quasi a livello 27. Oh, questa gara ci vorrebbe un motore da coppia o quello che mi tirate in testa. In teoria abbiamo abbastanza velocità per passarci attraverso. E invece no. Perché prendiamo un po' di dobbiamo cambiare il motore. Yikes. Fortuna abbiamo un altro livello di tre. Che è già potenziato, mi sembra, vero? Beh, livello 1. Buttiamolo. Coppia B. Ha un bel motore perché è già abbastanza potenziato per conto suo. Ora useremo questo motore, mi sa, d'ora in poi. Per adesso, come adesso, non bello utilizzarlo più. Non sono più tante straight line, non sono più circuiti tecnici al terzo livello. Ciao, guardate. Dieci secondi. Wow. Altro libricino. Mancano ancora due gare. Circuito molto tecnico. Con mega rettilineo. Non dovremmo avere tanto rebound, quindi la macchina è tranquilla sui salti. Bello che c'è tutto bianco. Mi piace un sacco. E via 5 libricini. Circuito enorme. Mi aspetto un 20 secondi buoni a giro qua. Beh, magari 20 secondi no, però 30 secondi a giro quasi. 27. Siamo lì. Questa era l'ultima gara. Adesso si va a farmare telaio. E arrivo 19. Oh, posso farmare due telai, che bello. Possiamo farmare due telai secchi. Quanti ne ho? Ne ho 30, ne mancano altri 30.
Ah, un telaio possiamo farmare. Sì. Costa 16 la mappa 5. Ma sappiamo che non vinciamo. Troppi telaio, vero? Gentilissimo, 28, me ne mancano due bestie. Mi mancano due telaio. Ah, assassino. Forse ne abbiamo due. Vediamo. Pare l'ho comprato quando lo sciopero. Sì, l'ho comprato. Oh, ne avevo un altro, vero? Dimmi che ne avevo comprati due. Please. No, ne avevo uno e basta. Ah! Bestia di Satana. Ah, andiamo a farmarlo un'ultima volta, dai. 58 per 2, cacchio. Acci di erbolina. Dobbiamo usare due di questi. Non usiamo le tre, dai. Tanto ne abbiamo a pacchi. Mi serve un telaio, per favore, uno. O meglio due, scusami. Guarda che sei gentile, me lo dai. Ma che culo. Telaio di 2-3. Ok. Questa cosa qui che è l'ultima che possiamo fare. Oh, lei è pure oro. Dammelo pure al 26 così non spendo risorse importanti. E qui siamo a posto. Queste cose non posso ancora, cioè potrei in realtà, ma è meglio non farle adesso. Andiamo a prenderci 60 ingranaggi. Allora, potrei farmare 3 tipi di ingranaggi alla volta, che mi sa che è quello che farò in realtà. Oppure potrei farmare anche motori, perché i motori mi serviranno anche più avanti. Vediamo dove arriviamo con gli ingranaggi. Farmiamo il motore. Che non so neanche se è upgradato al massimo. 25, 25, 26. Non mi fa niente, lo sto farmando. Sta ingranaggio. Secondi 5. Tre skip. Vediamo dove arriviamo qui. In questa macchinina velocità. Ok, presumo altre due gare e poi ci pianteremo. E poi andremo a fare mappa 5. Fiction! 位置について!
12 ingranaggi oro. Gli ingranaggi oro sono i migliori. Sono cuscinettati, hanno un rapporto di 3-7-1. Quant'è? 3-5-1. H marce. Ah, brutta presenza. Aiaiaiai, questo mi sa che la finiamo. Ah, abbiamo vinto in realtà, wow. Ho ancora un'altra vittoria allora in tasca. Oh, finalmente ne abbiamo trovati 12. Quindi siamo a quota 12. Ce ne servono 60. No, mi sa che la prossima la perdiamo. Se non faccio una partenza migliore. 12,18 fa 30. Siamo in cosa, gara 7? Ah, gara 9 addirittura, mamma mia. Siamo alla gara finale, raga. Cioè, la prossima è la gara finale. Ah, mi sa che la perdo. Sì, mi dà la paglia qua, niente da fa. Mi ha tirato da Gears. 200 millesimi, siamo indietro. Tanto però possiamo anche portarsi i motori. Perché riusciamo a vincere tranquillamente queste due gare. E droppare ancora più motori. Secondi, un secondo più veloci siamo, raga. Un intero secondo più veloci. Motore serie bassa, l'hyper mini. Stesso esempio che prima ha fatto. Sa che non cala più di 9 secondi. Ehi, 12 punti, 12 per il rank. Strano perché dovrebbe essere 10 in realtà il drop. Vabbè. Non ci lamentiamo se sono di più. Ah, perché sto formando gli odotai, ecco perché sono pirla. Ecco perché non scendeva il tempo. Ha! Che pirla che sono. Dammi il 7, dovevo fare gli attacchi. Che scemo. Che baca. Ok, allora andiamo.
今回必要するマシンはこちらです。スイッチオン。位置についてシグナルに注目。Partenza perfetta. 9, abbiamo 600 millesimi di vantaggio. XP vuol dire che l'abbiamo completata. Oh yeah. No? Interesting. Gara 9. 200 centesimi. Gara 10, raga, l'ultima gara. 18 XP, motore a botta. Vuol dire che se usiamo 10 ticket facciamo 180 XP. No, con 80 energie. Teoricamente per motore. Questa è una potenza veramente brutta. Però magari... no, non ce la facciamo. Il ponte ci ha fregato. Teoricamente... con una partenza perfetta ce la faremo, ma... Faremo sold out. Però ci serve questo, ce ne servono 30 di questi. Quindi proviamo un pochino a potenziare qualcosa se possiamo. Tipo questa carena è al 26, la vogliamo almeno. Andiamo a 30 di speed. Pure tutto quanto portiamo a 26 se possiamo. Ogni dettaglio conta. Ma mi sembrava di essere 27, 26. 25. Ah, usiamo le 5. Buono. E l'hai, mi sembra fosse a posto. 25, va bene, non mi lamento. Questo ne mancano un bel po'. Questo qua andrà fino a farmarmi qua l'ultimo. No dai, proviamoci. Dovremmo starci adesso con tutta questa velocità improved. Ovviamente in partenza perfetta si parla. Quasi perfetto. Basta avere vantaggio quando faccio il ponte, cosa che non ho. Yikes. Sempre 200 centesimi più lenti. Ah, andiamo a formarci le gear. Andiamo in gara 8. Le gear ci forniscono vantaggio perché ci permettono di perdere meno potenza quando acceleriamo. E in più avere un gear load maggiore, un engagement con gli ingranaggi migliore. E penso che dopo questa finiremo con l'episodio. Magari droppiamo anche le gear per upgradiamo.
Ma ho sfiga io, eh. Monete, monete, monete. So che mi stavano i soldi per pagare il mutuo qua, però minchia. Let's go. Le gesta eroiche della nostra malissima. L'ho aperto abitualmente perché appunto non partito tutta. Ho fatto una schifosissima partenza. 26, 8, 6, 24, quella tre gare. Niente, eh? Mamma mia. Guarda che potremmo usare quello che abbiamo trovato prima, ovvero... Ci sono delle XP particolari che si chiamano XP All, che valgono al posto di qualsiasi oggetto che hai, che non hai. Scusa. Ehi, 18. Avevamo 36 più 18, 54, no, no, non lo so. 46, 46 più 8, 54, 54, sì. Questo dopo, sarei figo. Dubito. E infatti non sono figo. Ripperoni. Ah. Con questo finiamo l'episodio. Quindi in 54 ne mancherebbero 6. Niente ragazzi. Alla prossima puntata. Bye bye.